Buongiorno a tutti, ben ritrovati sul nostro canale. Io sono Ran. Ci ritroviamo dopo la pausa estiva. Pausa estiva. Prima di partire con questo video, volevo parlarvi del fatto che a inizio settembre ho aperto un blog che fondamentalmente mi serve a scopo lavorativo, diciamo. Però magari può interessare anche a voi. Non è legato al canale. Però parlo di tre argomenti diversi, di traduzione, recensioni e viaggi, quindi magari la parte delle recensioni, siccome sono recensioni di libri e fumetti, ed è più o meno quello che facciamo su questo canale, può interessarvi, visto che anche voi siete lettori. Poi vabbè, non si sa mai, magari tra chi ci segue c'è qualcuno appassionato di viaggi, oppure qualche aspirante traduttore, non lo so, non si sa mai, quindi ve lo comunico, ve lo dico. Il blog si chiama La Traduttrice Errante e lo trovate su WordPress, e il sito è proprio www.traduttriceerrante.wordpress.com. Vi lascio comunque nell'info box qua sotto il link al blog e anche i link delle relative pagine social e profili Twitter, LinkedIn, Tumblr e quello che è Facebook. Quindi se vi fa piacere, potete seguirmi anche lì. Detto questo, passiamo al video di oggi. Nella bellezza dei 4 anni in cui abbiamo il canale, credo 4, forse anche di più, no, devono essere 4, non ho mai parlato troppo di me, più che altro mi sono tenuta sui temi del canale, ovvero i fumetti, raccontandovi appunto poco in realtà della mia storia, che è una cosa di cui un po' sono dispiaciuta perché comunque io di mio non sono particolarmente brava con i social. Poi la tecnologia davvero non mi assiste, adesso Instagram non mi va più, Telegram non ce l'ho più sul telefono, devo cambiare telefono, sì, lo so, lo farò presto, però per il momento è così e quindi non ho neanche molto modo di comunicare con voi che ci seguite. E la cosa comunque mi fa dispiacere e quindi ho deciso di fare un po' più di video, magari appunto story time, storyteller, come cavolo si chiamano, insomma, in cui vi parlo un po' di esperienze varie di me. E quello di oggi sarà il video come i miei genitori vivono la passione, la mia passione per i fumetti, insomma, la reazione dei miei. Cosa ne pensano i miei di questo mio essere nerd e otaku? Considerate che io ho cominciato a comprare fumetti quando ero abbastanza piccola, avevo 11 anni, 12 forse, e ho cominciato con le Miu Miu che avevo visto in edicola, esistono ancora le edicole, e avevo comprato il secondo volume perché ne guardavo il cartone. Vi dico solo che, avendo io il secondo volume e non sapevo come recuperare il primo, perché in edicola non c'era e non sapevo dell'esistenza di fumetterie, vi dico solo che è stato mio padre a portarmi nella fumetteria del paese accanto, perché mio padre fa l'autista di autobus e faceva capolinea di fronte a questo negozio in questo paese col bus, con l'autobus. E quindi sapeva che c'erano altri cosetti come quello che avevo in mano, altri fumetti. E un giorno mi ci ha portato. Sì, è stato l'inizio del baratro della fine. Non credo che lui lo realizzasse in quel momento, però ok. Io comunque ho sempre comprato tutti i miei fumetti con le mancette che mi davano i nonni, quindi non ho mai chiesto soldi ai miei genitori per quello. E in realtà, per farla, cioè, per dirla in a nutshell, in poche parole, i miei non hanno mai avuto particolari problemi con questa cosa perché sono due persone abbastanza tranquille, vivi e lascia vivere. Mio padre è stato appunto quello che mi ha portato alla prima fumetteria. Mia mamma ha avuto un po' più di problemi, tra virgolette, in realtà non è che fossero problemi, però c'è stato un periodo, ero già alle superiori, in cui io andavo male a scuola. E lei per punizione ha preso tutti i miei fumetti, che erano già un discreto numero per quando ero alle superiori, metà superiori tipo, 16 anni forse, 15, non mi ricordo. E me li ha requisiti tutti. Li aveva nascosti nel bagagliaio della macchina e io in seguito li avevo trovati perché pensavo all'unico posto dove potevano starci tutti quei fumetti perché erano già parecchi. E quando me li aveva requisiti,
aveva forse anche fatto il calcolo di quanto io avessi speso per tutti quei fumetti e un po' si era arrabbiata. E tra l'altro, tra i fumetti c'era Lovina, che non so se lo conoscete, ma sulle copertine è pieno di nonne nude in pratica. Quindi immagino la sua reazione. Va bene, fa niente, che in realtà poi il manga è appena un po' fanservice, ma basta, non si vede niente. E quindi in quel momento c'è stato un po' di, come dire, lei era arrabbiata, me li aveva requisiti, ero bip, ero arrabbiatissima perché me li aveva requisiti i miei tessori. Però oltre a questo episodio io non ricordo particolari avversioni dei miei genitori per appunto i fumetti. Un po' comunque in casa mia tutti leggono abbastanza. I miei sono due gran lettori di libri principalmente. Però per dire è successo più volte che magari io ordinassi dei numeri che mi servivano dalla fumetteria del paese accanto e mio padre faceva capolina con l'autobus di fronte. Gli ho chiesto di passare a ritirarli, per me, per esempio, è successo più di una volta, e cose di questo genere. Poi vi ripetevo, cioè, come vi dicevo prima, usavo sempre le mancette dei nonni, quindi i miei soldini, e i ragazzini passavano il sabato e la domenica quando non si andava a scuola a uscire, divertirsi tra di loro. Io passavo il sabato in fumetteria e la domenica a leggere quello che avevo comprato. Comunque. E in realtà poi la cosa con i miei si è evoluta molto a mio favore, diciamo, nel senso che lo so che è molto più comune che i genitori siano contrari a questa passione per fumetti, per cartoni animati, per anime, per il cosplay. È molto più comune la reazione contraria. Ah, smettila con queste bambinate, a quanti soldi spendi, a bla bla bla. Come dicevo, i miei sono molto vivi e lascia vivere, i soldi che spendevo sono sempre stati miei e comunque la passione è andata solo peggiorando, quindi credo che una certa abbiano avuto anche prima una fase di arrendevolezza, tipo che ci possiamo fare, non possiamo farci niente, ma del resto è stato lo stesso con mio fratello che è un gamer in pratica. E poi la fase di entusiasmo in cui anche loro sono stati coinvolti. Mia madre ha cominciato a fare un sacco di costumi per mia sorella per Carnevale, poi anche varie feste, fino a che aveva 7 anni all'epoca, è venuta con me al primo suo Cartoon Mix, travestita da Edward Mani di Forbici, fatto tutto da mia madre, parrucca, trucco, vestito. Magari se trovo la foto ve la faccio vedere. E quell'anno aveva anche vinto perché avevamo fatto tutti il contest, a me piaceva partecipare ai contest di Cartoon Mix per il gusto di farlo sostanzialmente. E lei aveva partecipato e aveva vinto il premio per gli under 12, 13, non mi ricordo, quello per i piccolini, insomma, si era spesa i suoi 30 euro di buono a una bancarella, si era presa un action figures di Luffy, si era presa il cappello di Luffy, una giratempo, una collanina dei Giorni della Morte, non mi ricordo. Insomma, come vedete, la cosa è sostenuta dalla mia famiglia, il cosplay e anche i fumetti, perché mia mamma è arrivata al punto che mi manda i link. Mia madre è molto più social di me e anche per lavoro ho passato diverso tempo su Facebook e quindi vede, cioè io su Facebook sono tipo 2 giorni, forse una settimana addirittura, che lo apro a malapena. Lei ci sta molto più tempo e mi manda i link delle pagine che vendono fumetti usati oppure hanno sconti e un buon numero dei fumetti che ho li ha portati a casa lei oppure mi ha mandato lei i link e io ovviamente sono finita per comprarli perché se qualcosa ha un prezzo buono è in buone condizioni, ma vuoi che non lo compri? Ma figurarsi, quindi è anche causa di molti dei miei acquisti. E da quando poi sono qua in UK, a Londra, e compro da persone in Italia, magari se è un paese vicino a casa, più volte miei sono andati a ritirarmi i fumetti. E una delle ultime volte, in un unboxing che poi ho fatto, vi lascio magari il link qui intorno, quel pacco, che era costato anche un pochettino, ma era super conveniente per la roba che mi ero portata a casa. Alla fine me l'hanno pagato i miei perché hanno anticipato loro i soldi e quando poi sono tornata in Italia mio padre non li ha voluti indietro.
quindi ecco, va così a casa mia. E mia madre, quando va ai mercatini dell'usato e trova fumetti a 1 euro così, porta a casa, così proprio a matasse. Ho una pila di roba a casa in Italia, numeri sparsi, sfusi di cose vecchissime, alcune mai viste prima, alcune magari anche rare, e lei le tira a casa a 1 euro dai mercatini dell'usato. Quindi a casa mia va così. Quando ero più piccola, ma principalmente, se non ricordo male, era perché non andavo benissimo a scuola, facevo il minimo indispensabile. Ogni tanto i miei si arrabbiavano, e magari appunto i fumetti andavano nell'insieme, tipo ah bla 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 bla, perdi anche tempo a leggere tutti quei, e li leggevo un sacco di nascosto quando ero tipo alle medie e alle superiori, facevo finta di studiare, tenevo qua i libri di scuola e sotto il fumetto, e quando mi aprivano la porta tiravo su il libro di scuola, chissà se ne sono mai accorti. Sì, sto studiando. Poi quando chiudeva la porta, fumetto tutto il pomeriggio, oppure disegnavo un sacco e poi andavo male a scuola. Comunque non fate come me, studiate e leggete nel tempo libero, avrete una vita molto più semplice. Comunque, sì, come quindi, ouch, come quindi potete vedere, la mia famiglia si distingue forse da tante altre perché i miei sono molto supportive. Io mi rendo conto di essere molto fortunata perché per tanti è difficile e vivono questa esperienza in maniera diversa e molto brutta. Io posso solo considerarmi molto fortunata ad avere i genitori che ho, che comunque sostengono me e i miei fratelli in ogni iniziativa di questo genere un po' strambo. E niente, questo era per raccontarvi qualcosina in più di me. Spero che questo video vi sia piaciuto, perché comunque ho intenzione di farne altri su altri argomenti. So che le storie tragiche vanno di più e magari ci si ritrova più gente, ma il mondo non è fatto solo di tragicità. E magari in questi tempi un po' bui di coronavirus, lockdown e chissà che cosa ne sarà del mondo domani, storie piacevoli sono belle da ascoltare, ecco. Tra l'altro io vi ho parlato di fumetti, però in casa mia funziona che abbiamo non so quante edizioni diverse di Harry Potter, cioè io davvero non conto più il numero delle edizioni di Harry Potter che abbiamo e siamo tra quelli che ho una pila infinita di libri da leggere. Oh, guarda che bel libro questo! Oh, guarda, è usato, costa solo 1,50. Ma vuoi lasciarlo lì? Ma no, portalo a casa. Quindi e niente, questo è quanto. Fatemi sapere cosa ne avete pensato di questo video. L'italiano mi sfugge oggi, scusate. Lasciatemi un commento, parlatemi della vostra esperienza con i vostri genitori, se anche voi siete fortunati e avete dei genitori che vi sostengono, vi capiscono, vi sguinzagliano allo shopping selvaggio, mandandovi link di manga di seconda mano a prezzi buonissimi che devono essere comprati, se passano dalle persone a ritirare i pacchi per voi e così via, o se siete meno fortunati e avete problemi per questa vostra passione con i vostri genitori che magari non vi capiscono, è roba per bambini, anche se secondo me rispetto a quando ero più piccola io adesso è un po' diverso e il fumetto non viene più, il fumetto e il cartone animato non viene più visto in modo così dispregiativo come quando ero più piccola io. Però comunque parlatemi della vostra esperienza, ricordatevi di lasciare un like al video se vi è piaciuto, di condividerlo, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti. Io vi mando un bacio, vi saluto, vi ricordo ancora di seguirmi anche sul blog della traduttrice errante su WordPress, di cui trovate tutti i link nell'info box qua sotto, devo ricordarmi di metterli, e si spera al più presto a un prossimo video. Ah, volevo chiedervi un'ultima cosa, veloce veloce. Se ci sono tipologie di video o qualcosa a cui siete interessati, curiosi di vedere, di sapere, di sentire, che, di cui vi parli, non lo so, fatemelo sapere perché sono un po' impegnato ultimamente, quindi sto comprando poco e ho anche davvero poco tempo per leggere, quindi magari non riuscirò a farvi sempre video acquisti
o videoletture che so che vi piacciono. Quindi magari se c'è qualcosa a cui siete interessati, anche appunto di un po' più personale, diciamo, chiedete pure e io sarò felicissima di accontentarvi con un video se è possibile. Vi saluto, un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!